Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Silvia e oggi vorrei parlare di un profumo. Oggi facciamo il primo video di una serie che io voglio intitolare Le video interviste. In questo periodo sono un po' giù di morale perché mi fa soffrire ciò che sta accadendo nel mondo. E l'unica cosa che mi tira un po' su di morale è parlare di profumi. Allora, ho deciso di inaugurare questo primo format, questo primo tentativo e facciamo l'intervista a un profumo. Il profumo di oggi è pomellato nudo Amber. Da quando ho iniziato a parlare di profumi su questo canale, io ho sempre detto che detesto i profumi con l'ambra. E qui abbiamo proprio un profumo all'ambra. Era di mia sorella e l'ho finito io. Gliel'ho finito io perché quando l'ho sentito non ho più capito niente. E ne mancava poco, ho detto ti prego, lo voglio usare, lo voglio finire io. E perché poi ne voglio parlare. Quindi diciamo che non mi mancavano i profumi, ho tutti i profumi che mi piacciono. E quindi non era neanche uno dei miei, neanche l'ho scelto io, neanche, ma fa niente, ed è all'Ambra. Che dire, mi piace da impazzire. Non è un profumo, certamente non è un profumo estivo, nemmeno primaverile. Cioè, io non lo so, parliamo dal packaging, bellissimo. Tappo color dell'Ambra. Tutte queste belle sfaccettature di vetro che lo rendono un po' un ricordo di un profumo antico, dei profumi di una volta, boccettini di una volta, con un po', con una eleganza e raffinatezza moderna. Semplice, bello, rappresenta se stesso dal tappo. Colore dell'ambra. Chi è Amber? È una fragranza del gruppo Ambrato Floreale. Sto leggendo da Fragrantica. Allora, perché leggo da Fragrantica? Perché secondo me, rispetto ai siti che vendono i profumi, li descrive sicuramente meglio, in modo molto più chiaro. Mi piace tantissimo il disegno che utilizzano come piramide olfattiva, è molto, molto bello. Allora, è un profumo del gruppo Ambrato Floreale del 2013 e il naso è Aurélienne Guichard. Perdonatemi se l'ho pronunciato errato. Le note di testa sono rosa bulgara e fiore d'arancio. Le note di cuore, ambra, gelsomino, sambac. Le note di base, vaniglia del Madagascar, ambroxan e muschio. Allora, questo profumo ha mandato in tilt tutto quello che io penso. Non c'è niente di ciò che io ho detto che riesco a percepire. Ha mandato in tilt i sensi, proprio una cosa che non riesco a percepirlo. Perché ciò che io sento davvero è una presenza talcata, che probabilmente è data dalla combinazione tra l'ambra e il muschio. Io non ho mai pensato che il muschio potesse dare un qualcosa di talcato. Abbiamo accordi principale: ambra, floreale bianco, rosa, muschiato, vanigliato, talcato, floreale animalico. Quindi, che cosa possiamo dire? Beh, l'ambra è contenuta, però me la dà nelle note di cuore. Il floreale bianco ci siamo, come i fiori d'arancio e il gelsomino. La rosa dato dalla rosa bulgara, il muschiato dal muschio, vanigliato, talcato, floreale, animalico. È un po' rimasto qualcosina. Ah, allora, adesso che è rimasto tantissimo, quasi l'alcol finale, è rimasto proprio un goccino di profumo. Oh, in questo momento qui. In ordine, ho sentito rosa, gelsomino,
rosa, fiori, gelsomino insieme. Cioè, perché prima passa la rosa, arriva il gelsomino, ma la prima parte di gelsomino che si sente è mischiato all'altro fiore e poi sulla pelle, proprio attaccato il naso, senti il gelsomino. Chiuso questo, quando evapora, rimane proprio l'ambra mischiata alla vaniglia e al muschio, che però non senti subito. Mamma mia. Sì, riparte. Diamogli il tempo di posizionarsi sulla pelle. Allora, la rosa si sente nel primissimo momento, ma poi c'è il gelsomino, poi fa proprio un excursus. Senti, rosa, fiorito, finisce al gelsomino e il gelsomino diventa così forte appena lo riconosci che sovrasta tutto. Poi il gelsomino rimane, adesso che ho capito il profumo e lo sto usando così, rimane proprio il sottofondo, ma proprio il sottofondo e sopra rimane nelle ore solo l'odore. Questo odore che io non riesco a definire, c'è questa sensazione muschiata, talcata, vanigliata, ambrata, tutto insieme, che dà proprio l'idea di anche di animale. È sorprendente che loro utilizzino come accordo finale, negli accordi principali, utilizzano questo animalico, perché in effetti non sento il muschio allo stato puro, non sento l'ambra allo stato puro, non sento la vaniglia allo stato puro. Io qua sento proprio un mix di talcato, un mix di cipriato, un mix di un profumo intenso che sicuramente è la combinazione perfetta tra l'ambra, la vaniglia e il muschio. Nessuno dei tre vince. Si uniscono creando appunto questo odore di animale, di primordiale, distintivo, ma è quel primordiale animale che non è quella parte voluttuosa, sessuale dell'istinto umano, è più la parte che completa ciò che viene dopo, è la parte che poi dall'istinto, cioè dalla parte sessuale proprio primordiale dell'uomo, la parte proprio istintiva dell'animale, arriva a diventare l'amore, la protezione della famiglia, la pace, la serenità. Quindi io non riesco, vedo proprio una persona che lo indossa, la vedo come qualcosa che completa se stesso. Una persona che indossa questo profumo è completa. Non è una persona sexy. Cioè, è anche una persona sexy, ma questo non vuol dire. Cioè, è una persona che ha raggiunto un equilibrio. Come istinto è sì, caldo, avvolgente, cioè rassicurante. Ecco, una persona che lo indossa. È una persona, sembra quasi, di cui ti puoi fidare. È la prima volta che mi trovo in seria difficoltà a descrivere un profumo. Adesso che è rimasta una goccia di alcol, questo alcol si sente la rosa, cosa che non si percepisce e non ho mai percepito tutte le volte che ho usato questo profumo. È la prima volta che un profumo ha così tanto da dire e nessuna parola per dirle e non le posso esprimere. Ha tanto da dire senza parole. Quindi, è un profumo che davvero può raccogliere il piacere di tante persone. Questo è un profumo che può piacere a tanti. Cioè, mi piacciono i profumi dolci, fruttati, fioriti, magari più fioriti che fruttati, perché fruttati quando ero più ragazzina. Quindi l'ambra non rientra in teoria nella categoria che mi piace dei profumi, ma in questo caso mi piace, però allo stesso tempo. Anche se contiene la vaniglia, è un profumo che va bene a chi non piace la vaniglia. Non è la parte dolce, succosa, la parte gourmand. Qua di gourmand non ha proprio niente.
È proprio una vaniglia che uno potrebbe dire violenta, è una vaniglia violentata dall'ambra. Davvero mi piacerebbe sentire l'opinione di chi l'ha provato. Mi piacerebbe davvero che mi scriva: guarda, io sento queste note, perché io non sento. Io davvero, tranne la rosa che ho riconosciuto, il gelsomino e questo talco cipriato e tutto, io non le riesco a distinguere. Io sento una sensazione. Non riesco a percepire i profumi diversi. Per favore, davvero, ho voglia di sentire l'opinione di chi l'ha provato. Perché questo profumo mi dice pace. E ne abbiamo bisogno. Grazie mille per essere stati qui con me anche oggi. Un grosso bacione da Silvia.